Trovate un appuntamento con l'informazione di Unica Monza. Ho ammazzato un uomo, parole scritte su una scheda elettorale. A Villa Santa la polizia sta indagando sul presunto omicidio. Ha svolto un sopralluogo in un cantiere con un architetto forense. E oggi dedicheremo un servizio anche ai controlli della polizia per uso di alcol e stupefacenti alla guida. Nel weekend sono state ritirate sei patenti, cinque sanzioni, l'anno scorso sono state in tutto 500 le sanzioni. E parleremo anche di una novità al San Gerardo di Monza. Da lunedì al via un nuovo punto accoglienza. In cui, gestito da volontari che aiuteranno e accompagneranno i pazienti. Vediamo i servizi. Per le forze dell'ordine, ho ammazzato un uomo e sepolto in cantiere Area Nord. Date lui sepoltura cristiana, vi prego. Questa è la frase shock scritta con la matita copiativa su una scheda elettorale lo scorso settembre, letta con stupore dagli scrutatori di uno dei seggi di Villa Santa durante lo spoglio. Uno scherzo davvero di cattivo gusto oppure una confessione? È quello che vuole scoprire la Polizia di Stato, incaricata delle indagini dalla Procura di Monza. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Monza hanno fatto un sopralluogo in un cantiere insieme all'archeologo forense Dominique Salsarola, del Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell'Università degli Studi di Milano, nominato consulente dalla Procura. Un'area abbandonata per un albergo mai realizzato al confine tra Villa Santa e Monza che potrebbe corrispondere al luogo genericamente indicato sulla scheda come cantiere area nord. L'obiettivo del sopralluogo è stato monitorare lo stato dei luoghi per individuare le metodologie necessarie al fine di investigare l'area. Sotto analisi le aree coperte dell'edificio mai completato, ma anche la zona verde al suo esterno, dove con più facilità potrebbe essere stato sepolto, come scritto sulla scheda elettorale, il cadavere, sempre se il morto davvero esiste. Sul caso, la Procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio volontario e occultamento di cadavere. Guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. 5 le denunce e 6 le patenti ritirate nel fine settimana dalla Polizia di Stato di Monza, dalla Stradale e dalla Polizia Locale del Comune Capoluogo nell'ambito di controlli congiunti volti a garantire la sicurezza sulle strade e ridurre la mortalità. Tra le cause più frequenti dei sinistri, ricorda la questura, non solo la distrazione, anche causata dall'uso del telefonino, ma anche la guida alterata dall'effetto di sostanze alcoliche o psicoattive. Sono stati allestiti più posti di controllo tra la sera del venerdì e la domenica, nei pressi di snodi strategici per la viabilità anche in città, e qui sono stati sottoposti a verifica a campione diversi automobilisti in transito, circa 60. A tutti è stato fatto effettuare un pretest per verificare se il tasso alcolico fosse alterato ed oltre i limiti di legge. In caso di positività, sono stati sottoposti all'etilometro. Sono state in totale sei le patenti ritirate dagli agenti per il superamento del limite legale. Quattro conducenti sono risultati positivi per guida in stato di ebbrezza, superando di più del doppio il limite consentito dalla norma, e ciò ha comportato la denuncia penale, oltre al ritiro della patente. Altri due automobilisti invece sono stati sorpresi a circolare su strada alla guida in stato di alterazione di poco superiore rispetto al limite, cosiddetta fascia A tra 0,5 e 0,8 grammi litro, pertanto sottoposti a sanzione amministrativa, oltre che al ritiro della patente. Uno dei due è risultato positivo con il precursore droghe al THC e agli oppiacei, non avendo dato il consenso all'ulteriore accertamento presso l'ospedale, è stato denunciato per il rifiuto. Sono stati sequestrati in totale tre veicoli. Nel trascorso 2022 sono stati quasi 500 conducenti sanzionati penalmente o amministrativamente per guida sotto l'influenza dell'alcol, con un naturale aumento rispetto all'anno precedente ancora segnato dalle limitazioni anti-Covid. Al San Gerardo di Monza ci sarà un nuovo punto accoglienza per fornire informazioni e facilitare il percorso dei pazienti. Chi accederà al presidio dalla prossima settimana potrà quindi essere assistito nelle sue necessità, orientato e supportato nell'utilizzo di strumenti e totem non solo dall'Infopoint ma anche dai volontari delle associazioni. L'obiettivo è quello di consentire di vivere l'ambiente ospedaliero complesso e articolato in una modalità più a misura d'uomo per umanizzare i percorsi di cura. L'accoglienza e la relazione con i pazienti sono fondamentali, scrive San Gerardo in una nota. Questo progetto si focalizza sull'ospedale, interessato ogni giorno sia da un'importante affluenza di persone che accedono agli ambulatori e ai reparti al pronto soccorso, sia dai lavori di ristrutturazione, ampliamento e potenziamento. Dunque, all'ingresso della palazzina, negli orari di punta dalle 8.30 alle 12.30, inizialmente per tre mattine alla settimana, lunedì, martedì e giovedì, sarà disponibile un punto di accoglienza faccia a faccia, con persone che incontrano persone, facilitando l'accessibilità ai nostri servizi, affiancandosi al lavoro dell'Infopoint. Diverse le associazioni che si sono messe a disposizione per questa attività, Avis, Salute Donna, Lilt e Call Center Oncologico, altre saranno coinvolte nei prossimi mesi. Emocromatosi, Alice Ollus, Don Giulio Farina, Cilla, Un Respiro di Speranza, a Lombardia e Brianza per il Cuore. L'iniziativa fa parte del progetto Progettiamo e Comunichiamo che si svilupperà con ulteriori attività. E ora una notizia di cronaca, il personale della questura di Monza ha arrestato un 31enne egiziano. L'uomo irregolare sul territorio nazionale era già stato rimpatriato nel 2018, si è presentato all'ufficio immigrazione per una pratica, ma gli agenti si sono subito accorti tramite una verifica in banca dati del suo rientro illegale in Italia. Era sbarcato a Lampedusa nel 2022 fornendo false generalità. È stato condannato per direttissima sei mesi. Era irregolare anche un cittadino marocchino di 70 anni che dopo aver presentato istanza di protezione internazionale, vi ha poi rinunciato e allora è stato imbarcato su un volo per Casablanca. Vediamo gli altri servizi. Presentati gli interventi della fase 2 del masterplan riguardante la Villa Reale e i suoi giardini, nel dettaglio cosa prevedete? Siamo ancora in una fase di approfondimento e quindi quello che andrò a illustrare non è ancora eh, passato al vaglio della segreteria tecnica e eh, nemmeno del collegio di vigilanza, quindi della parte politica. Queste sono le ipotesi, allora innanzitutto un recupero dei giardini all'inglese che sono assolutamente condivisibili in quanto elemento storico eh, dal valore indiscusso, in eh, primo giardino all'inglese d'Italia, eh, e un recupero dell'ala sud, della, della Villa Reale e dell'ala nord, quindi a completamento degli interventi che sono stati eh, già portati a termine. Eh, un intervento verrà riservato anche all'Orangeria, al Serrone, eh, che dovrà trasformarsi in una Welcome Wing. Um, mantenendo possibilmente uh, l'attività espositiva, però anche prevedendo, visto che quello sarà il punto d'approdo dei visitatori della cittadinanza che uh, visiterà la villa arrivando dal parcheggio eh, P1 o dalla metropolitana, ecco, il serrone intercetterà quel flusso molto probabilmente, quindi lì deve trovarsi il primo punto di contatto con la realtà della villa con ehm, le guide con eh, la distribuzione di materiale informativo. Poi una profonda valorizzazione eh, delle porte d'accesso della villa, in particolare Porta Monza, ma non solo San Giorgio Vedano e così via, perché anche quello eh, è il primo punto di approccio del visitatore alla villa e si prevede per, per questi siti la valorizzazione e eh, la trasformazione in infopoint. Una parte delle risorse vorremmo che fosse destinata a una delle cascine, che, tra l'altro risorse che purtroppo non sono sufficienti per recuperare tutto il parco, per cui una selezione va fatta, ma priorità eh, vorremmo che fosse data a Cascina San Fedele o a Cascina del Sole che hanno un ruolo storico molto importante, ma anche un ruolo affettivo nei, nei cuori e nelle menti della, della cittadinanza, non solo monzese. E quindi abbiamo chiesto esplicitamente eh, che, che venisse inserito anche questo intervento all'interno degli interventi di, di fase 2. È chiaro che il ragionamento sul parco è molto più ampio, ci serviranno molti più fondi per un recupero complessivo, ma questo vuole essere un primo passo proprio per favorire il rilancio e una fase 3 che eh, dovrà essere costruita anche con il contributo della cittadinanza. Costituire un distretto del commercio per valorizzare le risorse del territorio, sostenere il tessuto commerciale e rilanciare i consumi nella fase di ripresa dalla crisi economica. Si chiama Le Vie dei Gelsi, l'iniziativa lanciata dai Comuni di Bernareggio, Ronco Briantino, Sulbiate e Aicurzio, con la collaborazione di Confcommercio e Camera di Commercio Milano Monzabrianza Lodi. Un progetto presentato ufficialmente nei suoi contenuti all'Auditorium Europa del Comune Capofila Bernareggio, nella prima di una serie di serate che avranno l'obiettivo di illustrare al pubblico il piano e aprire un confronto con imprese, associazioni e cittadini per rendere l'iniziativa in linea alle esigenze locali. La creazione di un distretto del commercio avrà la triplice finalità di migliorare l'attrattività del sistema commerciale del distretto stesso attirando nuovi clienti, sostenere competitività, innovazione e transizione digitale delle imprese e promuovere gli eventi locali, realizzando così un vero e proprio ponte tra pubblico e privato, ma anche di conoscenze e scambio tra le realtà del territorio. Oltre ai vantaggi economici legati alla possibilità di accedere ai finanziamenti della Regione e di ottenere contributi ad hoc, il distretto del commercio porterà anche vantaggi sociali, tutelando la permanenza degli esercizi di vicinato e creando nuovi servizi, e vantaggi decisionali, facilitando l'arrivo delle istanze del territorio al tavolo delle decisioni politiche sovraterritoriali. In attesa di presentare la proposta a Regione Lombardia per il successivo riconoscimento, i quattro comuni brianzoli cercheranno ora di illustrare l'opportunità e le modalità di partecipazione, oltre a raccogliere richieste e necessità provenienti da cittadini e imprese. Come fare a rendere attrattivo il nostro territorio e rispondere alle, alla crisi economica, al Covid, alla concorrenza dei colossi del web. L'idea dei distretti è quella di mettere insieme le forze, di organizzarsi, di fare in modo che il nostro territorio sia attrattivo e anche quello di poter partecipare a bandi, avere finanziamenti e risorse da spendere sul territorio. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ringrazio per essere stati con noi.